Sicuramente un quadro della situazione emiliano-romagnola negli anni della guerra non può prescindere da una conoscenza che io purtroppo temo manchi ancora in gran parte sulle vicende del settore agricolo. L'Emilia-Romagna è il granaio d'Italia, questo viene solitamente trascurato, ma ha delle conseguenze e dei risvolti molto molto interessanti. Quando ad esempio si analizza tutto il tema della politica annonaria del nostro paese, che fu un problema drammatico sicuramente di quegli anni, a cui è stato dedicato già negli anni 20 uno studio molto importante, quello di Riccardo Bacchi. La cosa poi è stata ripresa ancora negli anni 90 successivamente. C'è una grande attenzione a questo tema per il semplice motivo che il nostro paese viveva già quasi a un livello di sussistenza per gran parte della sua popolazione negli anni dell'anteguerra, e sicuramente le grosse difficoltà, era dipendente dall'estero per una buona parte dell'approvvigionamento di quello che è il prodotto base dell'alimentazione, vale a dire i cereali, e sicuramente patisce la congiuntura bellica, perché la congiuntura bellica significa rendere più difficile gli approvvigionamenti di generi alimentari di cui sotto il profilo del quale il nostro paese non era indipendente. L'Italia era esportatrice sì di prodotti agricoli, ma di prodotti agricoli pregiati, specializzati e, bisogna dire, tutto sommato non essenziali, mentre era importatrice di derrate alimentari di vitale importanza. Ecco, l'Emilia-Romagna è in una posizione particolare perché si tratta dell'unico contesto o uno dei pochissimi contesti italiani in cui le risorse sono sufficienti per mantenere i livelli di vita della popolazione. E questo significa, diciamo, ha delle conseguenze importanti sull'organizzazione della politica annonaria, cioè la preoccupazione degli enti locali, soprattutto di quelli a guida socialista che controllano almeno in parte la regione, sarà sì quello ovviamente di far affluire importazioni di prodotti alimentari da altre zone, ma sarà anche quella di mostrare una crescente preoccupazione per il fatto che le risorse prodotte a livello locale non vengano disperse, non vengano spedite altrove, pur in una logica che dovrebbe essere in questa fase di carattere nazionale. Dopodiché ci sono dei temi che sono veramente affascinanti, che riguardano come le popolazioni rurali si adattano alla congiuntura della guerra, cioè come è possibile per il sistema agricolo continuare a funzionare di fronte alla progressiva rarefazione della forza lavoro. È vero, in Emilia-Romagna come nel resto d'Italia esisteva un bacino di sottooccupazione agricola consistente, ma a un certo punto, soprattutto in una fase piuttosto avanzata del conflitto fra la fine del 16 e il 17, cominciano a registrarsi problemi di carenza di forza lavoro. Per quanto riguarda il settore industriale, il bilancio secondo me è più controverso. Ci sono studiosi che hanno avanzato delle ipotesi abbastanza anche affascinanti sotto questo profilo, cioè che questa vocazione dell'industria emiliana alla meccanica fine, alla meccanica di precisione, sia anche in qualche modo un'eredità della Grande Guerra. Il fatto cioè che nella regione emiliana uno degli ambiti industriali che conosce il massimo sviluppo, si tratta di uno sviluppo piuttosto effimero, ma che comunque crea capacità, crea esperienze, crea appunto cultura del lavoro, prende le mosse dal fatto che qui si concentra una quota rilevante della produzione di munizionamento. In Emilia-Romagna, lungo l'asse della Via Emilia, quindi partiamo da Bologna, ma lo stesso vale per Modena e vale per Reggio Emilia, le industrie presenti o quelle che si dedicano alla produzione bellica ex novo sono imprese che lavorano su dettagli della produzione bellica, in particolare il munizionamento leggero e dell'artiglieria, quindi la fabbricazione ad esempio dei proiettili per i fucili o di fucinatura, lavorazione e riempimento e caricamento, questo è il termine tecnico, dei proiettili d'artiglieria che richiedono appunto macchinari e capacità lavorative molto particolari e che trovano un fortissimo sviluppo proprio nella nostra regione, probabilmente anche perché, cioè, in parte anche per le scelte strategiche
che erano state compiute dallo Stato liberale nei decenni precedenti, ad esempio situare alcuni impianti chiave, ad esempio l'arsenale di Piacenza oppure il laboratorio pirotecnico di Bologna, in zone limitrofe della pianura padana, dove nella pianificazione militare italiana si sarebbe teoricamente dovuto consumare lo scontro decisivo di una futura guerra europea, per quanto almeno riguardava il fronte italiano. Ovviamente i calcoli erano completamente errati dal punto di vista della pianificazione, nel senso che l'idea era di una guerra con la Francia, non con l'Austria, e si riteneva che eventualmente un'invasione francese sarebbe stata affrontata con una grande battaglia combattuta nel cuore della pianura padana, e in cui quindi era necessario avere punti di riferimento relativamente periferici ma vicini anche a quello che sarebbe stato il probabile teatro delle operazioni. Per cui Pirotecnico di Bologna, Arsenale di Piacenza, tutti impianti che sorgono fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, sono funzionali a questa strategia. Nello scenario della Prima Guerra Mondiale cambia il fronte, cambia anche il modo di fare la guerra, ma sicuramente non cambia l'esigenza di avere grandi quantitativi di questi prodotti, che devono essere fatti arrivare da zone non eccessivamente lontane. E quindi un aspetto abbastanza particolare trascurato, se guardiamo agli aspetti, agli ambiti numerici, è che l'industria bellica emiliana è prevalentemente un'industria statale, perché i 3-4 impianti di maggiore importanza sono stabilimenti di Stato. Il Pirotecnico di Bologna, che è più importante, giunge a occupare 12.000 persone a un certo punto. A questo poi si affiancano le iniziative private, cioè quelle estemporanee, come quelle di un grande pescecane di guerra come Max Bondi della Ilva, che crea un impianto per il munizionamento proprio a Bologna, oppure iniziative legate a realtà industriali già esistenti che poi rimangono, che sono quelle sicuramente di Modena e di Reggio Emilia, in cui esistono proiettifici che danno lavoro a diverse migliaia di persone. Aspetto interessante anche che c'è una fortissima presenza di forza lavoro femminile. In termini quantitativi, sicuramente l'Emilia Romagna rimane lontanissima dalle regioni del triangolo industriale, cioè i dati che vengono poi raccolti ed elaborati negli anni 20 sulla partecipazione delle donne allo sforzo bellico italiano chiaramente sottolineano che la gran parte delle donne impegnate nell'industria di guerra fu impegnata in Lombardia o in Piemonte. In termini proporzionali però ci si dovrebbe accorgere che l'Emilia Romagna ha forse la quota in assoluto più elevata di lavoratrici donne, non inquadrate se non in parte nella mobilitazione industriale. Questo è anche uno degli aspetti che contribuisce a non far cogliere il fenomeno alla sua dimensione, perché gli storici sono occupati molto della mobilitazione industriale, cioè del rapporto Stato-privato in campo industriale, ma nel caso emiliano bisogna considerare il fatto che esiste questa componente statale che è molto importante, e oltretutto dal punto di vista della produzione documentaria è quasi sconosciuta, perché ovviamente non si tratta del rapporto fra due parti indipendenti fra di loro, per cui esiste una produzione di materiale cartaceo, di corrispondenza, di rapporti, di relazioni, di trattative che poi confluiscono in quello che è l'archivio della mobilitazione industriale, ma si tratta di tutte di pratiche interne che rimangono all'interno del Ministero della Guerra. Per analizzare la questione del lavoro femminile credo che sia opportuno distinguerlo in tre aspetti che corrispondono a quelli che poi sono i grandi settori economici, vale a dire l'agricoltura, l'industria e il terziario. Per quanto riguarda l'agricoltura, il punto da cui noi dobbiamo partire è il fatto che il lavoro femminile è una componente essenziale del lavoro agricolo da sempre. In questo senso la guerra non cambia nulla. L'azienda mezzadrile, o in generale le aziende dei piccoli proprietari, degli affittuari, avevano sì la presenza centrale della figura maschile, ma la loro economia si poteva reggere solo grazie al contributo lavorativo delle donne, che consisteva sicuramente in primo luogo nel lavoro domestico,
nel mandare avanti la casa e gli annessi, che comunque erano di importanza strategica, ma c'era anche un contributo femminile molto importante. Questo poi, volendo prescindere da alcuni nuclei che sono tra l'altro molto importanti per la nostra regione di bracciantato femminile, pensiamo ad esempio alle mondine che lavorano nelle risaie che in Emilia Romagna hanno un'estensione sicuramente molto più limitata rispetto a quelle della zona fra la Lombardia e il Piemonte, ma che comunque hanno una certa importanza in province come Bologna, Ferrara e Ravenna. Quindi ci sono nuclei di bracciantato femminile che svolgevano un ruolo importante, essenziale, prima della guerra, ovviamente lo conservano con il conflitto. Sicuramente con la guerra la mobilitazione di gran parte dell'elemento maschile pone dei grossi problemi produttivi, ma questi vengono affrontati con successo, in parte perché esiste una quota di sottooccupazione agricola che in questo modo viene progressivamente svuotata dai richiami alle armi, in parte perché esiste la capacità da parte dell'elemento femminile, ma non perché sia una capacità inventata sul momento, ma una capacità che esisteva prima tradizionalmente, di riuscire ad affiancare, sostituirsi all'elemento maschile per la conduzione delle aziende in termini che rimangono relativamente accettabili, nel senso che la produzione agricola italiana e emiliana registra una certa riduzione, una certa diminuzione negli anni della guerra, ma non si tratta di una diminuzione drammatica, quindi l'efficienza produttiva almeno entro certi limiti viene mantenuta. Venendo al campo industriale, sicuramente l'aspetto di maggiore visibilità delle donne è dato dall'ingresso massiccio, l'abbiamo evocato prima, nell'ambito della produzione bellica, soprattutto di quella legata al munizionamento. In questi termini si parla soprattutto appunto di visibilità dell'elemento femminile. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a uno scenario per certi versi simile a quello del settore agricolo, cioè le donne erano già presenti nel settore industriale, ma erano presenti in settori industriali, possiamo dire, in corso di obsolescenza, come ad esempio il tessile, come ad esempio il reparto dell'abbigliamento, e si trattava fra l'altro di lavoro che veniva svolto prevalentemente, anche se non esclusivamente, a domicilio, per cui era relativamente invisibile. Con la guerra le cose cambiano, perché le donne vanno a lavorare nelle fabbriche di munizioni che sono di importanza strategica per la riuscita dello sforzo bellico nazionale. Per cui la questione non è tanto quella dell'aumento del bacino della forza lavoro industriale femminile, che pure si registra ma non è rilevantissimo, quanto soprattutto della visibilità del lavoro femminile stesso, perché va in settori di importanza strategica. L'aspetto sicuramente più interessante e in cui effettivamente si registrano delle novità rispetto all'anteguerra è quello del terziario, cioè l'organizzazione della burocrazia e dell'industria di guerra rende necessarie assunzioni di quote massicce di personale impiegatizio. E a differenza di quanto avviene per quanto riguarda il lavoro agricolo e in parte il lavoro industriale, un lavoratore da tavolino non si improvvisa dall'oggi al domani, nel senso che bisogna avere ad esempio capacità minime di istruzione, cioè bisogna avere sapere leggere e scrivere, sapere far di conto, sapere usare in qualche caso le macchine da ufficio, e non sono competenze che possono crearsi dall'oggi al domani. Quindi in Italia, in ambito impiegatizio, non c'è l'esercito di riserva della sottooccupazione agricola industriale che abbiamo visto negli altri settori. Qui il reclutamento degli impiegati significa perdere forza lavoro e avere dei grossi problemi a rimpiazzare, e in questo senso il fatto che i livelli di alfabetizzazione nel nostro paese fossero proceduti parallelamente per i maschi e per le femmine fa sì che quando mancano i maschi ci si debba rivolgere necessariamente alle donne, e quindi durante la guerra assistiamo sia nell'ambito del settore pubblico sia in quello privato a un consistente aumento
della forza lavoro femminile. Assumono le banche, sia quelle pubbliche sia quelle private, assumono i ministeri, assumono le strutture della mobilitazione industriale e assumono anche le grandi imprese come l'Ansaldo, la Fiat, che debbono organizzare la loro produzione bellica e quindi hanno bisogno di personale anche negli uffici per poterlo fare al meglio. La cosa interessante, per questo dicevo che il terziario è l'aspetto forse più peculiare, è che la fine della guerra non segna il cosiddetto tutte a casa, nel senso che le donne rimangono in buona parte nelle occupazioni che avevano svolto durante la guerra. Sicuramente il dato emiliano è emiliano-romagnolo, è condizionato dal fatto che siamo di fronte a quella che viene chiamata la Regione Rossa, cioè la regione in cui il Partito Socialista ha ormai un radicamento fortissimo. Ormai gli studi hanno evidenziato, oltre ogni ragionevole dubbio, che le masse italiane erano ostili alla guerra nel momento in cui il nostro paese decise l'intervento, cioè non conoscevano le ragioni della guerra italiana. La classe dirigente non le aveva spiegate o le aveva spiegate in modo molto parziale, e la guerra era percepita nell'immaginario popolare come una calamità, non era sicuramente questa una novità, per cui c'era un'ostilità di fondo che andava dalle Alpi fino alla Sicilia nei confronti della guerra, ragionando in termini di opinione pubblica popolare. Sicuramente nel caso emiliano c'è da registrare l'aspetto aggiuntivo e supplementare della politicizzazione di queste masse, cioè del fatto che queste masse hanno come punto di riferimento politico un movimento, quello socialista, che fa del pacifismo, della neutralità, il suo cavallo di battaglia. Noi siamo abituati a guardare alla fase della neutralità italiana e soprattutto alla fase finale della neutralità, cioè quella del cosiddetto maggio radioso, come di un contesto in cui sono le forze interventiste, le forze nazionaliste a dominare la situazione, a occupare fisicamente le piazze, a impedire alle altre forze politiche di orientamento neutralista di esprimere la propria posizione, di esprimere la propria posizione alla guerra. Ecco, diversi segnali lasciano intendere che invece in molti contesti locali emiliano-romagnoli le cose vanno in modo molto diverso, anzi potremmo dire esattamente all'opposto, cioè sono gli interventisti che faticano a riuscire a avere una visibilità pubblica e a occupare la piazza perché vengono sistematicamente contrastati dalle forze del socialismo organizzato. Cosa fosse poco nota è che Pietro Nenni, che come ben sappiamo veniva da una militanza repubblicana prima di essere socialista, era interventista, scese in piazza nei mesi della neutralità per manifestare e venne anche bastonato dai socialisti neutralisti che volevano impedire in qualche modo agli interventisti di sostenere le ragioni della guerra. Quindi in Emilia-Romagna siamo di fronte per molti aspetti a uno scenario rovesciato rispetto a quello del contesto italiano a cui noi siamo abituati a pensare, cioè la piazza non viene occupata dagli interventisti ma viene controllata e molto spesso occupata anche con l'uso delle maniere spicce da parte delle forze ostili all'intervento. Un aspetto che però va sottolineato è che questo controllo della piazza non si traduce in una proposta o un'iniziativa politica concreta, nel senso che i capi dei socialisti, che sono peraltro prevalentemente di orientamento riformista, cominciano a rendersi conto del fatto che il paese sta lentamente scivolando sulla china dell'intervento e sono anche consapevoli che non ci sono strategie valide per riuscire a bloccare questo processo, cioè l'unica sarebbe quella di una sollevazione popolare a cui loro non sono pronti e che capiscono benissimo significherebbe un bagno di sangue che ovviamente non vogliono, giustamente.